è tutto cinema, cinema, cinema. Ah, comes back to my old Chinatown. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film la pellicola. Ah, zio. Ha lavorato con registi statunitensi, canadesi, inglesi e soprattutto italiani, paese che lo ha accolto con il cinema dei nostri grandi autori, dandogli popolarità in tutto il mondo. Oggi Tonino Pinto per la newyorkese Radio Free Station, la potente radio web degli italiani nel mondo, vi parlerà di Donald Sutherland, canadese di Chiton, classe 1935, protagonista di film memorabili come Il Casanova di Federico Fellini e Il Novecento di Bernardo Bertolucci, al fianco di Robert De Niro, come lui stesso ricorda al nostro microfono. Donald ha iniziato proprio in Italia la sua folgorante carriera nel 1964 con un film horror dal titolo Il Castello dei Morti Vivi di Ricci e Sabatini. Nel 1968 ottiene il ruolo del irreverente, quella sporca dozzina di Robert Aldrich, ma il successo arriva nel 1970 nel film Mesh di Robert Altman, esilarante parodia della guerra in Corea attraverso il quotidiano in una base nelle retrovie dei Marines, dove Sutherland con Elliot Gould interpreta il ruolo di un ufficiale medico chirurgico, bravi ma irrimediabilmente lavativi. Gli anni 70 lo vedranno poi protagonista di tanti film di successo, dai Diamanti dell'ispettore Cruz a Venezia, in un vero cult dell'orrore che ha fatto scuola come Un dicembre rosso shocking di Nicholas Roeg, Una città a Venezia che lo incanta ancora oggi. La prima film, la prima film che ho fatto, perché je parle français maintenant, che ho fatto nella mia vita, Il Castello dei Vivi Morti, sì, a Roma, 64. L'ultimo film con Fellini, Cinecittà, Casanova di Fellini. Beh, è stata una grande esperienza. Sì, per me, sì. Un anno con lui. Nell'Italia. Venezia, ottobre rosso, shocking qui a Venezia. Venezia con Giulio Cresti dopo il Novecento con Bertolucci e Palma. Che progetti ha per il futuro? Per me, va, se posso, dovrei fare un film a Fresno in California. Non l'avevo ancora annunciato prima, ma ora non ne sono più tanto sicuro. Pare che non abbiano più i soldi e quindi forse si farà. In questi tempi è più difficile fare alcuni film, ma farò qualcosa. Magari mi prenderò una piccola vacanza. Dopo il successo del Giorno della Locusta di Schlesinger e Novecento di Bertolucci e soprattutto del Casanova di Fellini, Donald è richiestissimo ed è conteso fra Hollywood, Parigi e Cinecittà a Roma e anche nel resto del mondo. Tanti titoli, impossibile citarli tutti: Ridere per ridere di John Lenz, Rosso nel buio di Chabrol, Animal House sempre di Landis, Gente comune di Robert Redford, Da fuoco assassino di Ron Howard, Da migliore offerta di Giuseppe Tornatore, ancora in Italia diretto da Renzo Martinelli in Piazza delle Cinque Lune, per farsi raccontare il suo incontro con Clint Eastwood, che lo volle a tutti i costi. Siamo andati a Venezia a intervistarlo, quel film era protagonista con lui nel ruolo di un astronauta veterano in Space Cowboy. Diavolo di un Donald Sutherland, dai matrimoni ne ha fatti ben tre, ha avuto cinque figli, due, Rachel e Kiev Sutherland, sono diventati anche loro bravissimi attori. Sei volte nominato al Golden Globe, due Golden vinti per Cittadino per una sfortunata serie televisiva, un altro Golden Globe per
Path to War, una nomination all'Oscar per Mesh e un prestigioso Emmy Award come attore non protagonista. Attore versatile, produttore di teatro, cinema, radio e televisione, un uomo che si è affermato nel mondo intero con la sua professionalità. Questa è la motivazione letta al Senato del Canada per l'alta onorificenza ricevuta di ufficiale dell'Ordine del Canada. Sutherland ha interpretato oltre 180 film, ma al di là del box office, dei premi, dei soldi e della popolarità, sa qual è la cosa che più mi inorgoglisce? Mi ha chiesto lui, salutandomi a Venezia dopo la lunga intervista. Sono stato il portatore ufficiale della bandiera del Canada all'inaugurazione dei Giochi invernali di Vancouver nel 2010. Non è mica una cosa da poco.